A Tu per Tu è un programma di Rumulia Channel che racconta la storia ed il presente di questa gloriosa società. Lo fa attraverso aneddoti ed esperienze di calciatori, allenatori e dirigenti, di oggi come di ieri. Ogni settimana un nuovo episodio, una nuova intervista, un nuovo profilo di chi, in un modo o nell'altro, ha una bella storia da raccontare. Ospite del settimo episodio di A Tu per Tu è Valentino Mirabella, istruttore della scuola calcio con la categoria Pulcini 2009 e collaboratore tecnico dell'agonistica con la categoria Under 16. Buonasera e benvenuti al settimo episodio di A Tu per Tu. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare Valentino Mirabella. Buonasera a tutti. Istruttore della categoria Pulcini 2009 e collaboratore tecnico di Marziali per la categoria Under 16 Elite. È alla Rumulia da ormai 4 anni e questo è il quinto anno. Ciao Valentino, partiamo con la prima domanda. Che cos'è per te la Rumulia? La Rumulia, sì, per me sembra magari una risposta banale, ma è casa mia. Praticamente sin dal primo giorno che ho messo piede qui dentro si è sentito subito quell'aria di famiglia e quindi è sempre una gioia e un piacere venire qui al campo. Ed è triste andarsene, e quindi non vedi l'ora che arrivi subito il giorno dopo. Questo, come dicevamo prima, è il tuo quinto anno qui alla Rumulia, nonostante tu abiti alla Dispoli e di conseguenza fai tantissima strada per venire e per tornare. Cos'è che ogni volta ti dà la spinta e la voglia di venire al campo? Niente, penso tutti quelli che facciano questo mestiere, che è la passione. La passione penso ti spinga a fare tutto, il viaggio non lo sento mai, praticamente dal primo anno fino ad oggi, anche se è abbastanza lungo, non sento mai il peso, anzi non vedo l'ora di arrivare al campo, tutto là. Passando al lato tecnico, al campo, alleni sia un gruppo di Pulcini, quindi di scuola calcio, che fai collaboratore in un gruppo di agonistica, l'Under 16 di Marziali. Che differenze trovi tra un gruppo e l'altro e cosa vorresti di un gruppo nell'altro? Sì, allora, innanzitutto una delle differenze, ecco, è la comunicazione. Quindi la comunicazione è differente tra le due generazioni e ovviamente anche la terminologia. Una cosa che vorrei all'uno o all'altro. Diciamo che vorrei ai miei ragazzi che si approcciassero negli allenamenti e nella partita ricordandosi di essere stati bambini. Quella passione non deve mai essere superata da altre ideologie, devono mantenerla sempre, la voglia di entrare in campo, di stare con i compagni, col pallone, divertirsi, mentre per quanto riguarda i bambini, a me piacciono così come sono, però se c'è una cosa che magari vorrei portare è che devono imparare, col tempo lo imparano, ma devono imparare che quando ci si allena ci si deve allenare per bene, rispettare pochissime regole e niente, questo qui è. E quando poi ci sono i momenti per divertirsi, ci si deve divertire ovviamente. Se ci fosse una filosofia del calcio, quali sarebbero i tuoi principi cardine? La filosofia, io penso che la passione è l'unica cosa che... L'unico principio importante, la passione ti spinge a fare tutto, passione e sacrificio penso che ti portano a scalare le montagne, è l'unico principio penso che conti. Ecco. Quest'anno hai superato brillantemente il corso UEFA B, il che ti darebbe la possibilità di allenare in un gruppo agonistica o addirittura in una prima squadra. Ti ci vedi in un futuro prossimo, lontano? Beh sì, perché penso che poi quando uno incominci a intraprendere una qualsiasi tipo di strada penso l'obiettivo sia sempre quello di migliorarsi e quindi anche crescere e il fatto di poi di passare un giorno dalla scuola calcio all'agonistica penso sia una crescita che spero di fare, sì. Anche laddove dovessi avere un gruppo agonistico,
Vorresti continuare a tenerti un gruppo di scuola calcio? Se si riesce a organizzarsi, sì, perché i bambini sono qualcosa di magnifico. Ti diverti tantissimo con loro, e è una gioia vederli, e portare avanti tutte e due sarebbe il massimo, sì. Se si può, sì. Ultima domanda, che in realtà è una richiesta, un messaggio che vuoi lasciare ai tuoi ragazzi dell'agonistica e ai bambini della scuola calcio? Allora, partendo dai bambini, il messaggio che voglio dargli è di continuare a divertirsi sempre, di non farsi condizionare da quello che viene fuori dal recinto di gioco, ma devono pensare di entrare in campo per divertirsi sempre. L'unica cosa che posso aggiungere. E per quanto riguarda i ragazzi, invece, quello che gli dico anche ai miei è di non mollare mai e crederci sempre, perché penso che, ecco, la vita purtroppo a volte ci pone degli ostacoli durante il nostro percorso, e penso che il calcio, come lo sport, sia lo specchio della vita. Perciò, se molliamo qui in campo, molliamo anche nella vita. Ecco perché bisogna crederci sempre e non mollare mai. Grazie Valentino per aver partecipato al 7° episodio di A Tu per Tu. Grazie a te, grazie a tutti quanti. L'appuntamento è la prossima settimana con un nuovo episodio nel quale andremo a intervistare un capitano di una squadra dell'agonistica.